stelle? Se poi gli date da mangiare un po' di pizza e gli fate guardare tutto il giorno la TV, non avrete alcun problema, perché in fondo lui ha poche semplici abitudini. Dormo, mangio e tormento i cagnolini. Garfield, dal lunedì al venerdì dalle 15:25 con un doppio episodio. Su Boing! Boing, 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 Boing. Può dirmi questo, signora Pancia? È stato tutto un... Una umiliazione, una vergogna. C'è stato un malinteso, non ho sequestrato nessuno. C'è stato un gravissimo scandalo e io non posso permettere che la mia pensione abbia una cattiva reputazione. Ora la gente pensa che questa sia una casa di delinquenti. Io non ho fatto niente. Devi lasciare questa stanza. Facciamo così, lascerò la stanza, però mi dia un paio di giorni, sono senza lavoro. Non se ne parla. E poi dove li trovi i soldi per pagarmi? No, non ci dormi più qua. La prego, signora Pancia, non sia cattiva. Allora, come ti avevo promesso, ti ho portato un po' di questa... Ma che cos'hai, Flo? Stai piangendo? Che succede? Capito che cosa mi ha fatto? Allora, che cosa le ha fatto? Avanti, glielo chiedo a lei quello che ha fatto a noi. Non ho fatto niente, che potevo fare? No, no, è inutile che continui a piangere. Tu non ci dormi più qua. No. No, non mi dica che la sta cacciando. Vuole che glielo canti e suoni? Sì. Sappia, signora Pancia, che lei è la ragazza più buona del mondo. Senta, non basta sembrare tutta casa e chiesa, bisogna esserlo. E ora fuori! Ma no, come può no, cacciarmi no, così? No, è assurdo! No, no. Non può cacciarla, perché si è sempre comportata con correttezza, paga l'affitto puntualmente. Insomma, è una bravissima ragazza, glielo assicuro. Beh, ora basta, ma fuori, fuori di qua! Ma come può così una povera ragazza? Ma non si rende conto che Flor non ha nessuno, che è una ragazza sola? Lascia stare, Titina. Comunque non ti devi preoccupare, tesoro. Questa situazione la risolviamo tra noi. Verrai a stare a casa dalla zia, ti va di venirci. E dove dormo? Combata! No, combata no, non andrai a dormire combata, però vedrai che una soluzione la troviamo. Solo devi promettermi che non piangerai più. Ora forza, andiamo via. 3751, è qui. Da Ciusa. Che schifo, santo cielo. Chiuso. In questo paese nessuno ha voglia di lavorare. Chiudono presto e poi piangono e si lamentano perché guadagnano troppo poco. In questo modo rimarrà sempre soltanto una parrucchiera di serie B. Buongiorno, stava cercando qualcuno. Sì? Sì, io cercavo la parrucchiera. Ah, no, adesso non c'è, è dovuta uscire. Comunque dovrebbe tornare molto presto. Sai a che ora torna con precisione? Non ne ho idea, non so dove sia andata. Bene, non importa, tornerò un'altra volta. Aspetti, grazie. Santa, lei voleva fissare un appuntamento. Scusa? Beh, un negozio di parrucchiere, una tintura, una messa in piega. Scherzi, non mi farei mai toccare i capelli da una parrucchiere di quartiere. A dire il vero sono venuta per risolvere una cosa, solo questo. Tornerò in un altro momento, grazie. Non sai quanto ho aspettato che me lo proponessi. Davvero? Sì, amore mio, pensavo che non lo avresti mai fatto. Ma andiamo, tesoro, perché non avrei dovuto? Quello che più desidero è il meglio per... Per i miei fratelli, soprattutto per i miei fratelli, per loro. Sì, ma mi piacerebbe che dicessi che è molto meglio per te, no? Sì, certo, anche per me. Amore mio, evviva, finalmente! Oh, tesoro, vedrai la festa che faremo. Sì, sarà l'evento dell'anno. Oh, beh, non penso che ci sarà bisogno di fare una festa. Ah, no, non cominciare con le tue solite storie, perché una festa la faremo, sì. Beh, non credo che il fatto che Malala venga a vivere in questa casa sia un motivo sufficiente per una festa. Non credi che il fatto che la mamma... Che cosa hai detto? Delfina, ti farebbe piacere che Malala venisse a vivere qui? Come? Mi dici che potrebbe venire a vivere con noi? Sì, sì, ho parlato un po' con lei e quindi, sai... Questo mi ha fatto riflettere molto. E così, ecco... È davvero solo questo che mi stai proponendo? Sì. Devo fare qualcosa, lo capisci? Sì, Valentina, devo fare qualcosa per poter vedere Gonzalo. Ma non sarebbe meglio che passasse un po' di tempo? Cretina, sai, cretina, sono una vera cretina. E adesso devo fare assolutamente qualcosa perché lui non pensi più che sono una cretina, lo vuoi capire? E che farai? Hai già in mente qualcosa? Ma sì, per caso? Certo che ha pensato a qualcosa, è logico. Ma non ti devi preoccupare, non farò nessuna pazzia. Quindi ora rilassati, ma mi dovrai aiutare. Tu mi servi, ho assolutamente bisogno di te. Posso contarci? Allora ovvio. Posso contarci? Ovvio. Ovvio. Delfina? Delfina, tesoro? Dov'è Delfina? Oh, non è qui, è ancora là dentro con Federico. Ah, tesoro. Preparati perché molto presto qui ci saranno dei confetti. No, mamma, io devo mangiare solo cereali perché sono a dieta, ti ricordi? Oh! Delfina? Allora ti ha proposto di sposarti? No!
mi ha proposto di farti vivere qui. E io? Sta zitta, idiota! Tu hai parlato con Federico, così gli è venuta in mente questa stupidaggine. Dai, non prendertela con me. Deve esserci stato un malinteso. No, tu rovini sempre tutto, mamma! Allora? Delfina, te l'ho già detto? Sì, sì, gliel'ho detto, sì. Sì. Che idea fantastica ha avuto Federico, vero, mammina? Oh, sì, proprio un'idea fantastica, davvero. Benissimo. Allora, accetti? Sì, certo, sì, sì. Accetta. Sì, sì. Ha perso la voce per l'emozione, ah, poverina. Certo, come potevo non accettare? Lo sapevo che saresti stata dei nostri. E io? Ma sì, certo, anche tu sarai dei nostri. Cosa? La strega verrà a vivere qui con noi? Adesso... Allora stasera ceneremo tutti quanti insieme. Sì, certo. Una cena di benvenuto. Ecco, sai, tesoro, a dire il vero, stasera avrei pensato di portarti fuori a cena. Ah, peccato. Non rimarrete a cena per la mia prima sera in casa? No, mi devi scusare, ma è molto che non dedico un po' di attenzione alla mia fidanzata. Ah. Martin! Martin, allarme rosso! Dai, perché non la smetti di giocare alle spie e ti metti a studiare? No, ascoltami, non sto scherzando! Indovina quale strega viene a vivere qua! Di che strega parli? Malala! Eh? Sì, Malala e Sofia! Dobbiamo fare qualcosa per riuscire a impedirlo! No, aspetta, aspetta! Prima analizziamo bene la situazione. Allora, considerando che le nostre carenze affettive sono causate dalla mancanza di una figura materna, io non credo che, in fondo, sarebbe stato tanto negativa la presenza di due donne in questa casa. Forse... il loro arrivo potrebbe trasformare... Sì. Un gelato insipido e schifoso in un gelato di crema e panna, capisci? Martin, ma tu l'hai vista bene la faccia di quelle due streghe? Ah, ma che dici? Andiamo, non esagerare, su. Quelle due donne sono super pericolose. Io ti giuro che qui non ci rimango. Ma no, dai, aspetta, che cosa vuoi fare, Thomas? Stai tranquillo, io ho una soluzione. Schnell, schnell, sbrigati, Amalia! Tavolo deve essere preparata per dare benvenuto a Kaiser. Quale tavolo? Quattro tavoli per mangiare, mangiare! Ah, sì, la tavola per e quattro. Tu che cosa fare lì fermo come statua? Tu preparare il piatto speciale per signora Mala! Lei non si intrometta nel cibo, questo è compito mio. No, ci siamo, ecco qua. Ora tiro fuori la verdura grigliata per la signora Malala. Dove essere il mio piatto senza sale? Cosa? Mio piatto senza sale. Andiamo, ho già preparato tre menù diversi, per favore. Good, calmo, calmo. Adesso io dirò a grandi e bambini di finire a tavolo. Che piatti? Ecco, pronto. Te lo brucio quel fischietto. Fede, allora io vado a dormire da Vale. D'accordo, però per favore rimanete a casa, non andate in giro. Chiaro? Sì, ti ho già detto che studieremo geografia. Bene, d'accordo. Vi porta Pedro. Antonio, hai visto Pedro? No, 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 no. Perché c'è il mio autista che ci sta aspettando sulla porta. Va bene. Grazie, grazie. Niente. Stai bene, piccolo? Sì, sì, però perché Malala deve venire a vivere qua? Perché è meglio, Tommy. No, per me non è meglio. Pensi di sapere sempre tutto. Forse ti puoi sbagliare, come con la fruttivendola, o no? Tommy, per favore, non complicare le cose. Ti chiedo soltanto di trattare bene Malala e di darle retta. Certo, non ho altra scelta. Antonio, hai sentito Federico? Vai a comprare una bottiglia di buon vino per la strega maggiore. Ma oui, mon cher. Mi raccomando, Thomas, controlla questo piatto, sì, che è per la signora Malala. Certo. Eccoti un bel sortileggio. Ecco, mettilo lì. Sì. No, basta, bravo. Lascialo così. Così, poi ci così, penso un po' io. Più giù. Dai, Flor, andiamo a bere qualcosa. No, non ne ho voglia. Si vede che non ne ha voglia. No, invece non si vede affatto, mamma. Cerca Come? Di non essere sempre negativa. Ma no, io non sono negativa. Il fatto è che io me ne accorgo quando le mangia così di corsa è perché è triste, è depressa, è perché ha qualcosa che non va. Dai, Batta, adesso dammi una mano. No, lasciate, per favore, non fate più niente. Il letto lo faccio io, così mi mettete in imbarazzo. D'accordo, va bene, allora me ne vado. Va bene, sì, va ciao. Pure. Ah, oggi ti ha cercato una signora. A me? Sì, ha chiesto di te. Ha un appuntamento? Volevo fissarlo, ma era di cattivo umore, molto Davvero? Acida. Ha detto che doveva risolvere una cosa. Era molto misteriosa. Beh, io vado. Ah, ciao. Chissà chi era. Ma non gli ha chiesto il nome. No. Ah, a letto ci pensi tu allora, eh? Ah, guarda. Lo ricordi? Sì. La sera la mamma me lo leggeva sempre. Certo, tesoro, come potrei non ricordarlo? Sai, non sono mai riuscita a capire perché Cenerentola accettasse di essere trattata così male. Non
Non so perché. Io me lo immagino il perché. Perché lei si sentiva sola. Ma questo che cosa c'entra? Anche io sono sola. Anzi, sono molto più sola di lei perché lei aveva una matrigna e anche due sorellastre. Grazie di esserti ricordata di me. E io chi sono? Per te non sono mai esistita. No, sono nessuno, no, forse. Guarda che sono so tua zia che ti adora. Questo non c'entra col sentirsi sola. Vuoi che ti legga qualcosa? Ti va? Vuoi? No. Davvero? No, ti ringrazio. Ora finisco di sistemare e poi mi metto a dormire. Non disturbo più. Sono molto felice che tu sia qui. Benvenuta, Flor. Benvenuta. Davvero non disturbo? Mm-hmm. No, mi fa piacere perché ti voglio tanto bene. Ti voglio tanto bene anch'io. Tesoro, dormi bene. Grazie di tutto. Ciao. Ciao. Buonanotte, tesoro. Ciao, Titina. A domani. Che c'è? Che è successo, Flor? Non è successo niente, Titina! Niente, niente, niente! Voilà, madame! Per lei, Chateaubriand superbe! Ah. Oh! Che bouquet! Che colore! Che sapore! Che ubriacona! Shh. Se ti sente, ti trasforma in rospo! Ragazzi! Vi dico che da ora in poi ci sarà una guida nella vostra vita. Confidare segreti sottovoce è una grave maleducazione. Ma i segreti dell'infanzia non hanno mai alcuna importanza, madrina. È un vero peccato, Antonio. Oui, madame. Che un vino così buono sia abbinato ad una cena che non mi sembra assolutamente all'altezza. Ma come? Amalia, servi per favore, servi. Cosa? Io ho già servito. Good, allora iniziate. E cosa sarebbe questa roba che è stata rovesciata nel piatto? Madame, è quello che lei ha chiesto. Sono delle verdure grigliate, delle carote con porri, cavolfiore, melanzane. Melanzane? Melanzane, non sì. Non intendo mangiare delle melanzane. Le faccio osservare che ho preparato tre menù diversi, madame. Beh, allora ne faccio un quarto, per favore. A me piacciono, invece le prendo io. Scusa me, Froi Mala, volere campiare con mio umile timpallo di verdure? No. No, Malala non può mangiare un timbalo senza sale. Perché no? Ora essere col sale. Gutta, Maglia, a cambiare piatto, Snell. Cretina, no, non puoi mangiare quella roba, ti fa male alla pressione. Cretina, no. Ehi, Lucas, hai visto quanto è bella la nuova maestra di Tai Chi? Che ne dici? È pazzesco. Ehi, ma tu non ti stanchi mai di guardare tutte le ragazze? No, mai, mai, mai. Su, sali. Allora, ti sembra ancora una ragazzina? Dai, dove mi vuoi portare? Andiamo? Maya, dai, sali, che ti porto a casa. Sali. No, aspetta, a casa tua? No, 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 non ti porto a casa mia, ma a casa tua. Guardati, non puoi andare in giro a quest'ora vestita così, te ne rendi conto? Se è per questo è un taxi che mi aspetta. Io non ti capisco, io non ti piaccio. Certo che mi piaci, tu sei bellissima. Senti, so di essermi comportato piuttosto male con te quando ti ho lasciata da sola al fiume. Ma penso che tu non sia qui per questo. Ho corso troppo velocemente. Mi puoi perdonare? Ora capisco, vuoi scrollarti di dosso questa ragazzina, vero? No, non è così, anzi è il contrario. Io ti voglio, ma in modo giusto. Sei più importante di quanto pensassi. Ti chiamo in settimana. Va bene, aspetto che mi chiami. D'accordo. Sì. Ciao. Un bacio. Ti sei dato per vinto? Hai appena perso la scommessa, lo sai? Avrei perso la scommessa. Ma no, ti sbagli. Perché? Mi sono comportato bene solamente per poter vincere le due bottiglie di champagne della scommessa. E in più, mi sono riguadagnato la fiducia di Maya. Hai capito la mossa? Dai, sali. Acqua, acqua! Sì, sì, sì.
Ah, my God, mia gola. Su, avanti, Gretina, bevi ancora. Fuoco. Piano piano il bruciore passa. Ma com'è successo, scusa? Colpa di Antonio, lui ha fermesso piantagione di peperoncino. No, io non mi sbaglio mai con il condimento, madame. Beh, forse ti sei distratto un attimo e ti è scappata la mano. A volte può capitare di sbagliarsi. Chissà, tu vuoi essere mia pressione adesso. Ascoltami, se la caverà Greta? Sta bene, si salverà, ma mi sai dire che cosa sta facendo male? Che cosa? Malala, beh, sta guardando la televisione. Però ora smettila, andiamo, ti prego. Non esagerare, mi raccomando, falla finita, ok? Come puoi pensare che smetta proprio ora? No, sta per iniziare, piano B. Ci siamo, Cathy? Fai bene il tuo lavoro e ti prometto due belle succose mosche per colazione. Lavora bene, ciao. Ciao. Oh, non so se riuscirò a rilassarmi in questo posto. Sai, francamente mi deprime. Dai, questa stanza non è male. Stai zitta, stupida. Ma non ti sei accorta che la stanza di Federico è molto più bella? Quella sì, che è una stanza. Ma quella è la stanza di Federico. Ecco, è proprio questo che ti manca. L'immaginazione, tesoro. Vedrai, riuscirò a trovare il modo per convincere Federico a cedermi amabilmente la sua stanza. Poter entrare? Frau Mala, le serve qualcos'altro? Sì, Greta. Che dica bene il mio nome, se le è possibile. Non so se lei ne capisce di musica, ma manca una nota. Il la! Mi prepari un bagno con i sali e una bella schiuma, per favore. E porti i miei indumenti da notte in bagno. Oh, inoltre si assicuri che l'acqua sia ben calda prima di chiamarmi. Sono stata chiara? Sofia, tesoro. Andiamo. Sì, mamma. Sì, signora Mala! La! Flor, che c'è, tesoro? Niente. Flor, va tutto bene, cosa... Ah! Che cosa è successo? È passato un uragano. C'è stato un terremoto. Ah, qual è il bilancio? Cadendo mi si sono rotti gli smalti per le unghie, il phon e una sedia. Intanto per quanto riguarda gli smalti non c'è nessun problema, perché in definitiva quelli erano... degli smalti decisamente scadenti, mentre invece per quanto riguarda la sedia, beh, là dietro ne ho delle altre. E infine l'asciugacapelli ne ho un altro che può sostituire quello che si è rotto. Quindi sta tranquilla, non fate mentire, problemi. Finirà che anche tu mi caccerai prendendomi a calci nel sedile. No, sei la persona che mi vuole più bene al mondo e se tu mi cacci cos'altro posso aspettarmi dalla vita? Certo che ti voglio bene, non potrei mai cacciarti. Andiamo, è stato un incidente, poteva accadere a chiunque, Flor. Sta tranquilla, non preoccuparti, smetti. Non mentire. Ho un'idea, un'idea bellissima. Insegnami a fare la parrucchiera. Tesoro, cosa vuoi di dolce? Tiramisù o torta ai frutti di bosco? Delfine, io prima vorrei darti una cosa. Che cosa? Amore mio. Oh, amore mio. Ti piace? È un bellissimo braccialetto. Oh, amore mio, grazie di ricordarti sempre di me e di farmi questi regali. Sai, a volte sembrerebbe che io per te non esistessi. È come se tu vivessi in un tuo mondo senza di me. Dimmi la verità. Non ti è mai venuta l'idea che noi potremmo sposarci? Beh, non mi guardare con quella faccia, Federico. Sono 2 anni che noi stiamo insieme e ci conosciamo bene. Sì. Sì, certo, ecco, io sono d'accordo con te, però il fatto è che io sono un tipo piuttosto all'antica e mi piacerebbe andarci piano, fidanzarci prima, intanto. È tutto qui. Ma sei sicuro del nostro rapporto? E come potrei non esserne sicuro? Abbiamo solo bisogno di un po' di tempo, niente di più. Ecco, solo questo. Chiediamo il tiramisù? Sì.
Ciao, sono io, Franco, ascoltami. Franco, ma perché mi telefoni a quest'ora? È tardissimo. Sì, sì, lo so ora, però ascoltami bene. O tu la smetti di uscire con Gonzalo o domani lo dico a Federico. Oh, no, ti prego, Franchino, ascoltami. A me non piace Gonzalo, non esco con lui, sono solo andato a prendere Vale, nient'altro. Sì, sì, certo, certo. Franco, ti prego, devi credermi. Non c'è assolutamente nulla tra me e Gonzalo. A me piace un ragazzo della mia scuola, te lo giuro. Non dire nulla a Fede. Lui ultimamente ce l'ha sempre con me, ti prego, non farlo. Certo, certo. Ma sei Franco? Sì, e tu chi sei? Io sono Betania. È un bellissimo nome, Betania. Come mai mi conosci? Ah, sta tutto il mondo parlando del giocatore argentino che vince tutte le partite. Io adoro tennis, ma peccato che non so giocare. Beh, questo te lo posso insegnare io. Vieni, siediti, sì, che ne parliamo. Legal, sì, prego. Aspetta solo un momento, eh. Maya, ne parliamo dopo, ok? Comunque sta tranquillo, Gonzalo, per me è uno scemo. Sì, va bene, ciao, ciao. Oh, oddio. Ma tu che cosa ci fai ancora in giro a quest'ora, inoltre vestita in quel modo? E a lei che cosa importa? Da quando in qua devo darle spiegazioni su come mi vesto e a che ora torno? Mocciosa, insolente e sfacciata! Vai subito a letto! Via! Incredibile! Ma sentitela, questa mocciosa insolente, io non ci posso credere. Questi ragazzi non hanno... limiti! Vecchio ubriacona, vedrai quando conoscerai Cati. Alla tua salute, Maria. Non può essere, è la prima volta che non funziona. Cosa fare qui? Perché non sta vedendo letto? No, ecco, ti mi è venuto un crampo e anche tu hai un crampo? No, penso essere sicuramente nervi perché Froi mala, mandare me di qua, di là, voler essere al bagno, schiuma, indumenti per notte. Hai messo la camicia da notte di Malala? Ah, yeah, perché? No, niente. Chi c'è lassù? Ma cosa sta succedendo? Che cosa fate svegli a quest'ora? Perché invece non spegnete le luci e ve ne andate a dormire come dovreste? Greta, ma mi spieghi cosa stai facendo? Perché ti dimeni in quel modo? Ti contorci come se dovessi andare in bagno? No, no, essere... Feto fa nera! Io potrei tutto fare! Preferi chiamare disinvestazione, Federica. Casa essere piena di feto venere. Cosa? Io, Greta, essere tutta pizzicata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai, Federico? Molto bene. Hai dormito bene? Sì, grazie. Ne sono felice. Greta, un tè con latte freddo, per favore. Sì, Froy. Ah, ho dormito proprio come una regina. E che si è salvata da Cati. Cosa dicevi, tesoro? Io? Niente. Thomas, non parlare con la bocca piena. Che cosa stai leggendo, Federico? Sono delle domande che ho preparato per le candidate. Ah. Mattias sta venendo qui con le ragazze. Pardon, Proimale, accidenti, cerchi di stare più attenta, Greta, per favore! Io dimenticavo che oggi fai nire candidate. Potevi andare da parrucchiere e fare capelli? Sì, va bene, però per favore, che sì, sia sì, una cosa... Sì, sì, io andare da parrucchiere vicino, così fare più veloce. Si faccia pardon, sistemare Proimale. I capelli e anche tutto il cervello. È una decerebrata. Caro Federico... Mi piacerebbe molto aiutarti a scegliere le candidate. No, senti, Malala. Credo che tu ne abbia bisogno, perché quello che ti serve è un aiuto di tipo materno. Se resta a scegliere le candidate, resto anch'io. Come rappresentante dei miei fratelli, ho il diritto di valutare la ragazza tu che si occuperà di noi. Tu hai solamente il diritto di andare a scuola e devi smetterla di intrometterti nelle cose dei grandi. Sono stato chiaro? Con te non si può parlare. Andiamo. Molto bene. Molto bene. Hai fatto benissimo a importi a non darla vinta a quel moccioso. Beh, lo fai per il suo bene. Non potevi certo permettergli che ti rispondesse in quel modo. Credo che sia ora che tu incominci a mettere un po' di limiti ai ragazzi. E a Maya. Perché ti ha risposto male? Beh, direi che questo sarebbe il meno. Stanotte è rientrata tardissimo. Ed era vestita in modo, beh, a dir poco, da svergognata. Cosa? Mio caro Federico, non ti preoccupare, sta tranquillo. Delfine ed io ti aiuteremo con tutte le forze.
No tengo nada. Buongiorno tesoro. Buongiorno. Mio, ma che cosa hai fatto? Hai messo in ordine ogni cosa? Hai fatto tutto da sola? Non avremmo dovuto farlo insieme? Dovevo farlo. Ma guarda che faccia sbattuta che hai tesoro. Hai due occhiaie da far paura. Sarei morta di stanchezza. Diciamo che non ho dormito molto. Ti faccio una tisana, ti va? No, non posso ora. Devo andare a comprare gli smalti. Li compro io. Io li ho rotti, io li ricompro. No, non puoi farlo. Perché se non ci vado io, a te non li danno. Devo andarci io. Così me li danno a credito, capisci? La cosa non mi piace, ma oggi non ho un soldo in borsa. Allora vado. Ascolta, se viene una cliente, tu le dovrei dire: la prego di aspettare che adesso viene mia zia Titina. Dopodiché la fai sedere e le sorridi. Dai, le Titina, tranquilla. Le dai una rivista, le offri un caffè o un tè, insomma, qualunque cosa, ok? Bene, torno subito. Ciao e auguri. Grazie, tesoro. Ehi. Ciao. Vado al magazzino per controllare gli strumenti. Vuoi venire? No, non posso. Devo stare qui. Beh, devo tenere d'occhio il negozio. Sì. I ragazzi se la prenderanno? No, non ti preoccupare, figurati. Sei sicuro? Sì, sta tranquilla. Buongiorno. Buongiorno, signora. Non ci siamo già viste? Nein, non possibile. Essere mia prima volta che finire a questo parrucchiero. Dove è parrucchiero? Ora non c'è, ma viene subito. Sì, Ada vuole una rivista, un caffè che le offro. Nein, anche, ma io essere di grande fretta. Vado da altro parrucchiero. No, aspetti un momento. Sappia che sto studiando per fare la parrucchiera. Sono assistente parrucchiera, la pettino io. Good. Prego, si accomodi. Fa bene. Ehi, ma tu non sai mettere un bigodino? Zitto, non dire nulla. Non possiamo perdere una cliente. Molto bene, si sieda pure. Danke schön. Tu tienes una carita deliciosa. Ti tiene. Sicura di farcela? Sì, vai, quando ho finito ti raggiungo. A dopo. Una sorrisa contagiosa. Per tu pelo. Ai che calamità. È spettacolare, signora! L'estatua di San Peluchin. Questa essere io? Io sembrare streca cattiva, essere spaventoso, tuo lavoro vale essere killer di capelli. No, non si preoccupi, signora, tienimi questo. Adesso le sistemo i capelli in un minuto. Ma cosa crederei che io essere topo da laboratorio? Fare esperimenti con altre donne, non come io andare via da questo posto terribile, incapace. Pazzesco. Ma no! No, niente, ma mi puoi spiegare cosa diavolo è successo? Che non hai fatto? Non volevo perdere la cliente, così l'ho pettinata. Ah, meno male che non la volevi perdere. La prego, signora! Torni indietro, ci vedremo tanto. Cacciavite? Allora, funziona. Pizza! Allora funziona. Uno straccio, presto. No, non per me, per la ginocchiera, accidenti. Scusami, signor chirurgo, ma non è con me che te la devi prendere. Perdonami, Nata, perdonami. È che penso Florenzia, mi capisci? Non c'è mai e la cosa mi rende nervoso. Dai, non fare così, Ciucci, calmati. Dove sta adesso? Ti ho già detto che è rimasta con mia madre in negozio per darle una mano. Lei ha un sacco di problemi. Tutti noi abbiamo problemi. Io ne ho e sono qui. Lui è qui, tu sei qui e lei Pata, è qui. Scusami se mi intrometto. Lo so che Flora è come una sorella per te, però in questo ragione. Io ho sempre ragione, non solo io. Invece di litigare su chi ha ragione, perché non provi a risolvere questo di problema? Sì, dai. Andiamo. Avanti. Riesci a sistemarlo o no? Secondo te? Dai, ma sì, certo, te lo ripeto, sì. Perché non mi credi? Mi ha detto che mi avrebbe chiamata, ti rendi conto? È ovvio che è pazzo di Devo me. Parlarti subito, chiudi o ci penso io. Ti chiamo più tardi. Che cosa c'è di tanto importante che mi devi dire? Perché questa notte tu non sei rimasta a dormire a casa di Valentina? Ah, perché che cosa ti ha raccontato Malala? Maya, non rispondermi con un'altra domanda. Perché sei tornata da sola? Ho litigato con Valentina ed ero talmente arrabbiata che ho scordato di avvisarti. Ma tu e Valentina siete inseparabili da quando avevate 4 anni. E questo che cosa c'entra? Ah, allora il signore dovrà forse dare una dichiarazione scritta e documentata per poter essere creduto. No, niente di scritto. La questione è che a me non piace affatto che tu te ne vada in giro da sola di notte. Io non sono andata in giro da sola, ho preso un taxi, soddisfatto. Senti, Maya, cerca di abbassare la voce.
Tu fai quello che ti dico. Sono il tuo fratello maggiore e mi prendo cura di te. Tu te lo ricordi perché devi farlo? Lo sai perché devi prenderti cura di me? Beh, perché mio papà e la mia mamma hanno avuto la bellissima idea di morire. Perché mi hanno lasciata sola? Senza che nessuno mi capisca, eh? Maya, ti prego, tu non sei sola, tesoro. Ci sono io. È una bugia! Perché sei così dura? Sei sciocca e testarda. Io sarei dura? Dici che io sarei dura? E tu allora, Federico? Tu per caso ti sei forse dimenticato che sei stato capace di far mettere in prigione una povera ragazza che non c'entrava assolutamente niente con quello che era successo a Thomas? Sei tu quello sciocco e testardo, Federico? Sei così sciocco e testardo che non sei nemmeno andato a chiederle scusa, Federico? Hai capito? Non sei la persona più giusta per farmi la morale né a darmi ordini a chiedermi di fare qualcosa che tu per primo non sai fare. Adesso basta, Maya! No, basta tu, Federico! Non ce la faccio più, non ce la faccio più! Sai a chi è andata bene? A Franco! Perché lui non vive qui! Perché è lontano, lontano da questa casa, Federico! Basta! Non ce la faccio più! Bene, allora la racchetta si impugna così. Su, avanti, dammi la mano. Dai, sta tranquilla. La devi impugnare con forza, è chiaro? E quando fai il dritto, giri il polso e tiri indietro il braccio. Intendi, mio uomo, capito. E poi colpisci la palla così. Franco. Adesso ti mostro... Franco, dobbiamo allenarci. Forza, è ora, andiamo. Se te ne vai a ora, vuoi ficar molto triste. Forza, Franco, sbrigati. Ti prego, dammi un minuto. Mi prendo un altro minuto. Fammi questo favore, eh? D'accordo, un minuto. Devi allenarti molto. Devi sì, sì, tu mi conosci, vedrai. Lo batterò in due game. Non fare tardi, mi raccomando. Un minuto, non preoccuparti. Ehi, Franchino, resta conmigo? Sì, andiamo avanti. Titina, com'è andata? L'ho inseguita fino in fondo alla strada. E poi finalmente sono riuscita a convincerla a tornare. Tu riusciresti a convincere anche una senza capelli? Ah no, io non sono così brava. Ce l'ho fatta convincerla solo perché le ho dato un buono per tre permanenti e anche per tre shampoo. Quindi dovrei lavorare gratis per colpa mia? Sì, hai detto bene. Io dovrò lavorare gratis per colpa tua, povera me. Perché non mi posso permettere nel modo più assoluto di perdere una cliente. Non riesco proprio a capire perché tu ti comporti in questo modo. Perché non mi hai consultata? Sono esausta. Non ti sei mai arrabbiata così? Beh, è la prima volta che lo faccio. Che bello, doveva pure esserci una prima volta. Ora basta, sono stanca. Vado a farmi una tisana. Flor, tesoro, non sono arrabbiata con te. Cucù, tu sei per metà uno spirito ribelle, per metà angelo. Flor, ma dove sei finita, Flor? Ehi, Flor! Ecco la lista delle candidate aiutanti di Greta. Mattia, ma sono pochissime. Beh, ma che cosa ci posso fare? Tutti sanno che questi ragazzi sono un terremoto che farebbero drizzare i capelli a chiunque. Cosa ti ho detto? Pite, prego, scusare il mio grandissimo ritardo. Greta chiedere per favore di non fare domande e non dire niente su capelli dritti che avere. Va bene? Sì, cioè no. Assolutamente no. Anche se sono piuttosto singolare, tu non trovi? Pete, non commenta, Herr Federica, per favore. Io non avere tempo di lavare mia testa perché essere arrivate ragazze, ora essere qui. Bene, eccomi qua. Allora adesso io supervisionerò le candidate mentre Sofia prenderà nota di tutto. Io darò i voti da 1 a 10, uno per... Ah, per amor del cielo, perché non cambia qua fer? Cos'è quel cane morto che si è messo in testa? Muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Uno, dos, ultra violento. Uno, dos, ultra violento. Uno, dos, ultra violento. Fuori!
Ce ne sono ancora? No, no, era l'ultima, finite, ma se vuoi mi impegno a trovarne delle altre. Sì, ti prego. Che tristezza, purtroppo anche il lavoro domestico è in decadenza. Ya, yeah. Come me non esistere più nessuna. Dai, forza. Allora? Niente? No, niente da fare. Ma no, dai, non possiamo avere così tanta sfortuna. La nostra sfortuna è Florencia. Dai, smettila di dire queste cretinate. No, non è un'assurdità, è assurdo il fatto che non si faccia vedere. Cercate di capirla, l'hanno cacciata dalla pensione, ha perso il lavoro, è stata in mezzo a una cosa in cui non c'entrava niente. Sì, è vero, le è successo di tutto. E se fosse successo a voi, vi sareste buttati sotto un treno? Sì, ma se la band fosse stata un impegno serio, sarebbe già stata cacciata a casa. È così, perché il gruppo possa funzionare, noi ci mettiamo dentro l'anima, giusto? Quindi se lei non si impegna può anche andarsene, che se ne vada e ciao. Basta. Tutto bene? Mi scusi, sto cercando la titolare di questo negozio. Sono io. Buongiorno. Malala. Titina! È molto bello. A quanto vedo hai avuto successo nella vita. Adesso hai una tua attività commerciale. L'hai detto. Io lavoro. Io non mi faccio mantenere. E tuo marito? Bene, grazie. Ma non è qui, vero? Perché io avrei voluto salutarlo. No, no, no. Lui ora sta lavorando. E questo lo impegna molto. E tu? Ho saputo che sei rimasta vedova. E tu come hai fatto a saperlo? Oh, beh, leggo i giornali, guarda quante riviste ci sono lì. In questa bottega di parrucchiere l'unica cultura letteraria è il pettegolezzo. Miss Dolcezza, perché tu sei una nobildonna, no? Ma dove l'hai messa la corona? Dacci un taglio, Malala, falla finita. Guarda che io so benissimo da dove vieni. Devo ammettere che non ti sei fatta mancare niente, eh? Ti sei sposato un milionario. L'ho sposato per amore. Oh, beh, scusami. Per amore dei soldi, Malala. Sei sempre stata tanto invidiosa e così piena di rancore. Te lo si legge in faccia, lo sai? E guardandoti bene si vede quanto tempo è passato, mia cara. Ma dai, guardati la faccia, hai la pelle distrutta. Andiamo. Il tempo è passato per tutte e due. Avete perfettamente ragione ad essere arrabbiati con me. Sono scomparsa. Nessuno pensa che tu l'abbia fatto apposta, Flor. Sta tranquilla. Comunque vi prometto che questo non succederà mai più. Promesso, promesso. Con le scuse non ci facciamo nulla. Ehi, ma che vuoi? Che si metta in ginocchio a chiedere perdono? Sai qual è il problema? Se ognuno fa ciò che vuole, le cose non funzionano. Sentite, ragazzi, ha ragione. Noi siamo un gruppo. E quindi tutti noi dobbiamo impegnarci. Lo so, ma... E tu, Faccia, che cosa ne pensi? Senti, Flor... Tutti quanti abbiamo dei problemi personali, però noi abbiamo sempre cercato di impegnarci. Beh, allora che cosa volete fare? Noi vogliamo che tu lasci il gruppo. No, 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 nessuno ha mai detto questo, nessuno ha detto questo. Basta, lascia perdere, non importa. Aspetta, dai, Flor. Non serve a niente, io mi rendo conto di non essere di nessuna utilità. Non posso cantare, no. Non posso aiutare nessuno e... Cosa? Cercatevi un'altra cantante. No, no, dai, sei contento? Pronto? Che cosa vi prende? Eravamo tutti d'accordo. No, io no. Come? Non mentire, eh? Anche tu eri d'accordo. Sì, ciao. Ragazzi, abbiamo un problema grave. Su, parla. Mi hanno appena confermato la festa di stasera. Ma senza gli strumenti e senza la cantante, come facciamo? Va bene. Ti ringrazio di tutto. Sono contenta della visita, ma adesso devi andartene. Ho molte cose da fare. Sì, il negozio è strapieno. È davvero una cosa impressionante. Oh, ma c'è sempre da fare, anche se è vuoto. Il non far niente come te mi farebbe impazzire. Stavo meglio prima di vedere la tua faccia da rospo. Rifatta. Ma sempre rospo resta. Sei rimasta la stessa donna volgare di sempre. Strega. No. Ladra. Facevi tanto l'amica e poi mi hai rubato il fidanzato. Ma che dici? Ma dai, non ti ho rubato niente. Ti ricordo che Raul e io ci siamo innamorati profondamente. E poi, guardati, tra te e la sottoscritta, con chi sarebbe rimasto? Ma con la più bella, è ovvio. Beh, adesso basta. Non sono qui per rimangare il passato. Sono venuta a parlare di cose molto più importanti. Oh. Sono venuta per parlare di qualcuno che si suppone tu conosca. Chi io? Io conosco tanta di quella gente. E per caso conosci la figlia di Margarita Valente? La conosci?
Andiamo, Maya, non fare così. Ti stai comportando come una disperata. Se Gonzalo ti ha detto che ti avrebbe chiamata, vuol dire che ti chiamerà. Aspetta. No, non posso aspettare. Non sai com'è stato dolce con me ieri. Sono più innamorata di prima. E voglio fargli questa sorpresa, capisci? A me non sembra tanto interessato se uno si comportasse così come avrei chiuso con lui. Sì. Ciao. Salve, ragazze, che vi serve? Senti, vorrei fare una lezione con Gonzalo, per favore. No, mi dispiace, ma purtroppo non ha un'ora libera. Tutto è prenotato. Per domani? No, no, credo che tu non abbia capito. È tutto prenotato per un mese. Per un mese? Sì, 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 sembra che le ragazze vogliono tutte quante lui. Ok, grazie. Scusa, il telefono, scusami. Pronto? Sì, ciao, come stai? Bene, bene, tutto ok. Devo dirti una cosa, ho fatto tutto quello che mi hai chiesto. Cioè cosa? Riguardo tua sorella con Gonzalo. Mi sono assicurato che non faccia lezione con lei. Ah sì, grazie mille, grazie mille. E per qualsiasi cosa chiamami, mi raccomando. Ciao, grazie. È tardi, devo andare ad allenarmi, scusami. Ma c'è ancora? Sì, sì, domani ho la semifinale, devo andare. No, hai bisogno di rilassare. Ti serve un bello massaging. Lo so, ma il massaggiatore viene domani, devo proprio andare. Ah, fica conmigo, amorzinho. Io sto massaggiatore do hotel. Davvero? Claro, se vuoi ti faccio una massaggio super rilassante e speciale, ben gostosinha. E aí, che dici, Franchito mia? Va bene, un massaggio, solamente un massaggio, dai, ok? Dai, fidati di me, amorellino. È assurdo. Non può essere che tutti i piani siano andati storti. Devo riuscire a trovare il modo di mandarle via da questa casa. E al più presto. Rassegnati, Tommy. La vita insegna che bisogna accettare tutte le cose che non si possono cambiare. Una di queste è Mala la piazzata in questa casa come una piramide nella Valle dei Re. Andiamo, smettila con i tuoi paragoni ridicoli. E lasciami pensare. Deve venirmi un'idea. Bella quella conciatura, Gretina. Ti sta molto bene, sai? Sì, hai ragione. Stai davvero bene, ma l'aspirapolvere faresti bene a passarlo per terra, però. Unica cosa che cambiare è essere il mio domicilio se cose continuare così. Non avere avuto tempo a togliere questa cosa da mia testa. Ah! Cosa essere questo? Essere tu autore di crimine? Beh, ecco, veramente, ti prego non dire nulla. Comunque ti giuro che non era per te, era per quella strega di Malala. Ah, bene, bene, bene. No, nein, nein, non andare affatto bene. E cosa molto, molto peggiore, dire strega a signora Mala. No, Mattias, non troveremo mai un aiutante per Greta su internet, ma dobbiamo trovarne una. Hai visto come si è presentata? Con tutti quei capelli dritti in testa, sembrava una pazza furiosa. Parlare di me, Federica? No, Greta, no, no, assolutamente no. I tuoi capelli, beh, fanno sì un po' impressione, ma non sembri una pazza. No, io diventare davvero pazza se non mi trovare aiutante. Ti prometto che rimetteremo tutti i capelli al loro posto, tutte le cose al loro posto. Già, sistemare tutto, bitte, perché non resistere più. Pampini essere sempre più peggiori. E signora Mala non smettere mai di dare ordini, ordini sempre. Greta, Malala, Malala. Già, Mala, Mala, già. Greta, per favore, puoi che venire? Che cosa c'è? Ma ancora? Dove stai? Greta, te lo chiedo per favore, vai a vedere cosa vuole Delfina. Io ti prometto che farò di tutto per risolvere ogni cosa il prima possibile. E tu devi ascoltare le mie parole e non ingannare me più. Perché ogni volta succedere che povera Greta fa sguattera e nessuno chiede me scusa. Com'è buffa, povera Greta. Che cos'hai? No, niente. Stavo pensando a quello che, ha appena detto Greta, perché Maya ieri mi ha detto le stesse cose. Cioè? Mi ha detto che io non ascolto quello che le persone mi dicono e che non so chiedere scusa. Tu che ne pensi? Ecco, a quanto mi ricordo, non ti sei mai scusato per la ragazza che mi portaste via al terzo anno. Davvero sono così? Un po' sì, sì, lo sei. Ma se non ci hai mai pensato fino ad oggi, perché ci pensi proprio ora? Sai, mia madre diceva sempre che il peggior peccato che un uomo può commettere non è quello di sbagliare, ma di non saper riconoscere i propri errori. Tua madre era una donna molto saggia. Sì. Sì. Dimmi una cosa, Mattias. Tu pensi che io dovrei chiedere scusa a quella fruttivendola? Io non lo so. La verità è che non lo so.
È la tua coscienza ad essere tormentata, Federico, non la mia. Bene. Che ne dici di cercare un aiutante in un'agenzia come fanno gli altri? Andiamo. E non cercare di mentire, me ne accorgerei, perché ti conosco da una vita. Se mi hanno mandata qui è perché tu devi conoscerla. No, non so chi sia. E perché la cerchi? Che te ne importa? Quello è un problema mio. Credo che da te ci si possa aspettare di tutto. Sono più che sicura che questa Valente è un'altra delle tue vittime. Qua l'unica vittima sono io, che mi sono tenuta vicino delle vipere come te. Ma andiamo, fammi il piacere. Raoul non avrebbe mai potuto interessarti né essere lo scopo della tua vita. Lui era troppo povero per te, ma... Ah, sì? Ed sì. È per questo che me l'hai rubato, brutta no, strega! Sarai tu la strega! E ora basta, non ti sopporto. Via, 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 ragazzi, via, via, via. Ma che cosa succede? Chi sono questi ragazzi? Chi sono questi ragazzi? Noi ci siamo già incontrati, ricorda? Io sono Bata. Beh, lui è Bata, cioè Damian, è mio figlio. Sì, io sono... E lei invece è la ragazza di mio figlio. Tu sei il ragazzo che ho visto ieri. Sei il ritratto preciso di tuo padre. Ah, quanto sei dolce. Senti, sai cosa dovresti fare? Dovresti ficcarti dentro un sacco legato a mani e piedi e farti buttare in mezzo al mare, così crepi. Di' al tuo papà che gli manda un bacio mala. Beh, basta, vattene via, oh. Sparisci, forza. Titina! Ciao, ma tesoro. Come ti... Ma chi è quella donna? Beh, un'amica della mia gioventù. Un'amica? Oh. Beh, un'ex amica della mia gioventù. E lei ora ti sta cercando, Flor. Mi cerca, perché? Beh, non lo so. Ma devi stare attenta, perché quella donna è molto cattiva, è una donna malvagia. Non mi importa, non la conosco. Io devo dirvi una cosa, te non l'ho detto perché aspettavo per dirvelo insieme. È incredibile, la signora Pancia mi ha detto, Flor, voglio che tu ritorni alla mia pensione. Oh, però... Te lo chiedo per favore, Flor, ti prego di tornare a vivere così? Da me. Sì, mi ha detto così. Quindi avrei potuto dirle di no, poverina. Un cuore, si è pentita di quello che ha fatto e adesso vuole che ritorno. In fondo è la cosa migliore. Perciò avresti deciso di tornare a vivere dalla signora Pancia. Tu sei proprio sicura di volerlo? Sì? Sì. Sì, torno alla pensione, così non darò più fastidio a nessuno. Che fastidio? Mi stai mentendo, cara Titina. Tu invece la conosci perfettamente, quella ragazzina che sto cercando. Ma questa volta sarò io a vincere. Sì. Devo assolutamente trovarla. Guarda, scusi. Dove cammini, imbecille. Stia attenta lei, piuttosto. Ciao, Franco, come stai? Bene. Ti ho chiamato in albergo, ma eri già uscito. Il fatto è che devo allenarmi tutto il giorno e non ci sono quasi mai in albergo. Molto bene, fratellino. Mi piace che ti impegni molto, che ti alleni. Sai, volevo scusarmi per non averti chiamato prima, ma ero molto impegnato. Non ti preoccupare, io sto bene. Ma c'è qualcosa che non va? Ma no, è che mi sta chiamando il mio allenatore perché devo tornare in campo. Beh, allora, in bocca al lupo, eh? E dai, forza, metticela tutta. Noi ti fiamo tutti per te. Un abbraccio. Ciao. Che c'è? Niente, stavo parlando con Franco. A te com'è andata? Beh, purtroppo questa agenzia non ha nessuna che ci possa interessare, però in compenso mi hanno dato parecchi indirizzi che potremmo consultare. Io avrei pensato che, se vuoi, ci potremmo dividere il lavoro. In questo modo riusciremo a finire prima, eh? Grazie, Mattias. Maya, non potremo andarcene. Qui è sporco, è pieno di polvere, io ho i vestiti nuovi. Mi lasci vedere il mio Gonzalo per un attimino, anche da lontano? Ancora Gonzalo, sei proprio fissata con lui. No, non sono fissata, sono innamorata. Ah, guarda, eccolo. Dove? È là. Sì, sei la più bella del club. Parlo sul serio, non ridere. Non mi credi? Ti chiedo solo di continuare ad essere splendida come sei adesso. Bene, eccomi qui. Ecco la mia nuova casa. Spero che non mi tirino dei sassi, che non mi porti via la polizia e che possa dormire tranquilla. Se ti sembra, non tutto è perduto. Coraggio!
E meno male che non è tutto perso. Solamente a me succede che piove con il sole. Ah, le mie cose, le mie cose! Addio casa, ciao 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 ciao! Devo chiederti scusa, perdono. Non mi hai fatto niente, perché mi chiedi scusa? No, non hai capito, non è per questo. Io ti sto chiedendo scusa per tutto quello che ti ho fatto. Mi puoi perdonare? Mi puoi perdonare? Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana. Sé que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más río.